benvenuti nella magica cornice di casa mia per un nuovo tutorial. Sto imparando la tecnica dell'acrilico fluido. Allora, di cosa si tratta? Di quella tecnica decorativa per quadri o comunque per supporti che permette di utilizzare l'acrilico insieme ad un medium per creare delle fantasiose forme, di solito floreali, ma non solo, anche un po' astratte, direi molto astratte. È una tecnica bella, facile, come tutte le cose facili però richiede di essere capita e conosciuta. Io sto facendo questo percorso, quindi vorrei condividere con voi le cose che sto apprendendo e oggi faremo un lavoro insieme, facciamo un quadro. È la prima volta che mi cimento e mi cemento anche in un lavoro del genere. Allora, vediamo, ho già fatto alcune prove, ho fatto varie prove, non andate benissimo, vediamo se questa volta va un pochino meglio. Di cosa si tratta? Di pull string, ovvero dell'utilizzo di fili, avete capito bene, fili. Oh, i fili tornano sempre nella mia vita. Sì, però questa volta non metallici, ma di lana, di cotone o qualche altro materiale, per dipingere. Allora, vi lascio al tutorial e ci sentiamo subito dopo il tutorial. Ecco, questi sono fili di lana o di cotone che ho riciclato da un vecchio maglione lunghi circa 30, 40, massimo 50 cm. Dipende molto anche dal quadro. Poi ci sono i colori, allora, che ho formato, vedete, con il colore acrilico e la colla, che è il medium, colla vinilica. Questo è il giallo, sempre con il giallo cromo e la colla vinilica. Adesso vi dirò le proporzioni, guardate, questo è il bianco che ho formato con la colla vinilica e l'acrilico bianco. Poi ci serviranno dei bastoncini, io li ho ricavati da un pezzo di MDF, di pezzetto insomma di cartone compresso, vanno molto bene quelli dei gelati, acqua, colla vinilica che vi ho già fatto vedere, ce ne servirà, ne servirà parecchia. E naturalmente il quadro, questo è un 30x40, anche più piccolo direi per cominciare, così i rischi sono limitati. I guanti, che però vi dirò, io non metterò. Allora, vorrei mostrarvi un attimo, ora qui ci sono le proporzioni segnate, vorrei mostrarvi come ho fatto la diluizione di ogni singolo colore. Quindi una parte di colore, in questo caso vedete il giallo, due parti di colla vinilica, ok, e un po' di acqua da miscelare. Questo va ripetuto, questa operazione, per ogni singolo colore che faremo, compreso quello di base, il bianco, che colorerà, farà da fondo al mio quadretto. Ho iniziato col cucchiaino, però in realtà va molto meglio il bastoncino di legno, tipo quello dei gelati, anzi proprio quello dei gelati. Allora, i contenitori sono di recupero, se volete utilizzate dei bicchierini. Vedete, deve fare il filo. Io qui devo dire ho messo molta acqua, però poi la scelta è stata giusta. Allora, vi faccio vedere una diluizione appena meno liquida. Guardate, fa il filo, il colore. Vedete che fa come un filo? Ecco, direi che così è perfetto. Poi in realtà è un po' da capire questa cosa della diluizione, anche a seconda dell'effetto che si vuole ottenere. Allora, ho preso il quadretto, l'ho sospeso sopra a due oggetti, basta che stia in equilibrio, in questo modo. Cominciamo dal bianco, o certo ci vuole anche una palettina, una spatola come quella che avete visto. I fili li ho intinti, li ho immersi nel colore, il colore principale nel mio caso è il viola. Ne preparo tre per sicurezza, per averne sempre uno a portata di mano, possono essere quelli che volete. Ok, poi faccio questa operazione, notate, quella di fare scivolare il filo contro il bastoncino per eliminare l'eccesso di colore.
Questa operazione la farò sempre proprio per evitare di inzuppare troppo il filo di lana. Dicevamo di partire dal bianco. Allora, comincio dai lati, dagli angoli e dal perimetro, perché questo è il punto in cui ho più fatica a fare scendere il colore, diciamo così, a distendere il colore. Il colore, come vedete, ha una certa liquidità e questo serve a farlo scorrere. Deve rivestire bene tutta la superficie. Ora, nel mio caso, adesso andrò un pochino più veloce per farvi vedere. Nel mio caso non avevo moltissimo colore bianco preparato, quindi ho dovuto un po' arrangiarmi con quello che c'era, però è stato sufficiente. Vedete, prima ho fatto gli angoli, ho fatto cadere letteralmente il colore per essere sicura di coprire tutto e poi la parte centrale. Con la spatola, se trovate una spatolina più lunga o avete, è meglio. La mia è un po' cortina, però insomma. Dunque, adesso fate. Il principio, guardate, è quello dei pasticceri. I pasticceri versano la colata di cioccolato sui dolci, facendola scendere da tutti i lati. Ecco, questo sarebbe l'ideale. Ora, la superficie è piuttosto liscia, ancora asciutta. Ora ho preso un filo intinto nel viola, sto scolando leggermente il filo, poi aiutandomi con una pinzetta in questo caso, disegno, appoggio il filo per l'intera lunghezza e disegno una forma all'incirca d'esse o a punto di domanda, ma può essere anche un'altra forma. Aggiungo il giallo sopra al filo in alcuni punti, vedete in questo modo. Dopodiché, con calma, qui bisogna lavorare con calma, tiro dolcemente il filo perché devo vedere, soprattutto in questo punto particolare, che cosa sto facendo, perché è il punto in cui di solito svirgolavo più facilmente nelle prove e combinavo qualche guaio. Quindi è il punto che osservo di più. Almeno in questo quadro è andata così. Secondo filo, stessa operazione, tolgo l'eccesso di colore, ok? E disegno il prossimo fiore. Lo porto sulla superficie del quadro. Questo è un fiore più grande, vedete? Perché l'idea era quella di incorporare molto bianco. Lo appoggio per intero, posso anche aspettare un attimo, in modo che aderisca bene il filo, aggiungo le gocce di giallo che sapete, ecco qui. Dicevo che volevo incorporare il bianco che entrasse a fare parte dei colori del fiore. Vediamo, guarda, un po' svirgolato alla fine, però poi non è andata male. Ecco, ed è riuscito. Infatti mi piaceva moltissimo questo fiore al momento. Ok, questa è la tecnica, ne facciamo un altro. Tanto mi piaceva tanto che non ho intinto il filo nuovamente, ho provato a fare un altro fiore. Ovviamente si tira il filo in orizzontale, di piatto, ok? Poi si possono inventare anche altri sistemi, anche altri modi per tirare il filo sulla superficie. Il giallo in alcuni punti e poi con calma, vedete? Un altro fiore che è venuto discretamente. Eccolo qui. Ora io andrò un pochino più veloce per mostrarvi tutti gli altri fiori. Questa è una zeta addirittura, la zeta di Zorro. Un po' funghetto. Vediamo gli altri fiori. Allora, poi mi sono fatta più audace e ho cominciato a metterne di più. L'idea iniziale era quella di non esagerare e invece poi ne ho messi moltissimi. Questo è diventato un doppio fiore, per esempio, molto bello, almeno ai miei occhi, è chiaro. Poi di nuovo, vedete, la stessa procedura. Notare che con il fondo acquoso e anche gli altri colori abbastanza acquosi, qualche volta le estremità dei fiori si sfrangiano un pochino, si allargano, però insomma nulla di male. Si può ripassare, guarda qui l'indecisione, hai visto l'indecisione? L'ho lasciata apposta in quel modo per farti vedere
la velocità normale, l'ho lasciata apposta per farti vedere la mia indecisione del momento. E poi torno a fare questa piccola foresta di fiori che sembrano iris. Ok? Ti dicevo che è possibile correggere i contorni, come sto facendo. Qui la luce è cambiata, non si sa perché, allora sto soffiando sul giallo e sul viola per sfrangiare, per allargare i colori. Vedi? E poi posso rifare i contorni o ripetere, rifare il fiore tranquillamente. Vedi? Che è quello che sto facendo in questa fase. Qui sto facendo un contorno, sto ridisegnando un contorno un po' anche qui. Qui ridisegno un fiore nel sottobosco, poi vado in alto. Ecco un altro fiore con il giallo. Oramai si vede che ho acquisito una certa sicurezza. Devo dire che la composizione mi ha soddisfatto, sì. Direi di sì, guardate in alto, ecco qui c'era un po' di bianco che mi sembrava poter seccare e dare una forma strana e allora io ho rifatto il fiore e nello stesso tempo ho dato un po' di definizione al fiore sottostante, è venuto bene. Anche qui sto facendo un profilo, ripeto qualcosa, copro qualche difetto. Soffio sui colori, soprattutto sul giallo. Ecco qui la ripetizione di un profilo e poi semplicemente con un po' di calore, stando molto attenti a non bruciare la superficie, cerco di fare scoppiare qualche bollicina d'aria, ma veramente in velocità va fatta questa operazione. Allora, ecco il risultato, sono passate 24 ore. Personalmente mi ritengo abbastanza soddisfatta, considerando che è il primo lavoro di questo tipo che ho fatto, quindi posso dire che va bene. La prossima volta proveremo con il fluetrol oppure con un altro medium adatto, fatto apposta per essere utilizzato con l'acrilico, e vediamo anche la differenza in questo modo. Intanto spero che piaccia anche a voi o che soprattutto vi spinga a tentare a provare questa tecnica, che è davvero molto divertente. Provateci se volete, fatemi vedere i risultati soprattutto, vediamo come viene, che cosa avete pensato, come avete risolto qualche problema e ci sentiamo al prossimo video. Ricordatevi di mettere un pollice su se vi è piaciuto il video, bisogna che lo dica anch'io di tanto in tanto, e di seguirmi. Faremo presto un video che parlerà di crescita personale, sapete che noi trattiamo questi argomenti di crescita personale e di manualità e di fai da te insieme perché ci piace. Grazie amici, grazie se mi avete seguito fin qui, grazie se non mi avete seguito non importa, grazie, grazie, ciao, alla prossima!